Con grinta, cuore e bel gioco, la pallacanestro Trinità espugna Portici. Dopo la sosta della scorsa settimana, i ragazzi di coach Durante arrivano affamati di vittorie nell'ostico palazzetto napoletano. Nel primo quarto si vede la squadra valdianese grintosa, forse come non si era mai vista dall'inizio del campionato. Gli assist e le scorribante di Marco Durante, 4 punti a referto, e i canestri da sotto di Sandro De Vita consentono di aprire il quarto con un parziale travolgente di più 10, per poi chiudere a causa di qualche disattenzione sopra di 4, 12-16. Nel secondo quarto i padroni di casa tentano di cambiare difesa e da uomo passano a zona, cercando di spiazzare gli ospiti, ma la pallacanestro Trinità riesce comunque a controllare la partita, con tiri, penetrazioni e scarichi, chiudendo il secondo quarto avanti di 8, 26-34. Nel terzo quarto la compagine di Sala Consilina entra in campo con la stessa grinta dei primi due. Il gioco fluido dei ragazzi di coach Durante costringe i padroni di casa ad un ulteriore cambio in difesa, con particolare attenzione su Gianluca De Vita, che nei primi due quarti aveva punito i napoletani con triple e penetrazioni vincenti. La partita diventa sempre più accesa, i padroni di casa tentano di alzare il livello della difesa, i contatti sotto canestro sono sempre più duri. È una vera battaglia cestisticamente parlando, ma alla fine del terzo quarto la pallacanestro Trinità conduce ancora di 8, 43-51. E così arriva l'ultimo quarto, quello decisivo. I ragazzi valdianesi sono fisicamente stanchi e provati, ma devono ancora giocare 10 minuti, i più importanti da quando è iniziato il campionato. Il tempo sembra essere nemico dei ragazzi salesi, i padroni di casa tentano il tutto per tutto. Sembra un vero incubo per la pallacanestro Trinità, che vede svanire a pochi minuti dalla fine il vantaggio che si era costruita durante tutto il corso della partita. Fortunatamente è proprio nei momenti di difficoltà che a fare la differenza emerge l'esperienza dei fratelli De Vita, con Gianluca che a un minuto e mezzo dalla fine mette a segno una tripla mortifera, chiuderà la partita con 12 punti, e con il fratello Sandro che è una vera macchina ai liberi, fondamentali per la vittoria, 20 punti a referto per il centro valdianese. Alla fine il risultato premia i salesi 65-69.